Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del martedì con Eurotruck Simulator 2 con il mitico Turbostar di Rough Garage. Oggi continueremo ad andare avanti nella nostra sfida, cioè quella di percorrere il perimetro del continente europeo e quindi disegnarne il perimetro. Hi everyone, welcome to our rendezvous on Tuesday with Eurotruck Simulator 2. Today we will go on with our challenge of drawing the borderline of European States. On board of our Turbostar by Rough Garage. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi avec Eurotruck Simulator 2 avec le défi de parcourir le périmètre, désigner le périmètre du continent européen. Au bord de notre Eurostar, pardon, Turbostar de Rough Garage. Un saluto a tutti quanti e benvenuti a questa live, a questa diretta. Benvenuti all'appuntamento del nostro martedì con Eurotruck Simulator 2 e con un Turbostar di Rough Garage. Oggi continuiamo a percorrere un perimetro del continente europeo. E infatti il titolo di questa sfida è Disegniamo un perimetro dell'Europa a bordo di Turbostar. Detto questo, mo a cominciamo. Let's go. Possiamo partire. Come sempre andiamo a trasportare un elicottero al nostro affezionatissimo cliente che ovviamente si aspetterà che tutto vada per il meglio e noi dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per far sì che il nostro mezzo ma soprattutto il nostro carico arrivi a destinazione senza Fabrizio danneggiamento. Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti, benvenuti, bentornati alla live e buon inizio di settimana qui nel canale. E oggi, come al nostro solito, Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. grazie mille a tutti, benvenuti, grazie per il raid, per l'hosting. E quindi dicevo che riprenderemo e inizieremo la nostra settimana delle live
dal vivo con il nostro 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. Allora, un attimo solo. 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. Grazie per... Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Questa sera siete veramente tantissimi a farmi compagnia. Allora, io direi che... Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Grazie ancora per aver scelto di tenermi compagnia questa sera nella nostra sfida qui su Eurotrack. Eccoci qua. Ci siamo. Perfetto. Ok. Adesso impostiamo l'itinerario, quindi vediamo un po'. Allora, sì, è corretto. Ok. Grisby. E poi passiamo per di qua. Perfetto. Ciò che andremo a fare appunto è disegnare il perimetro, cercando di ricalcare il perimetro. In questo caso qui il perimetro andremo a percorrere, diciamo, non proprio precisamente, ma in qualche modo abbastanza grossolanamente. Ecco, allora vediamo un po'. Distributore di benzina, ok, appena fuori porta, perfetto. Allora io direi che possiamo anche partire. Andiamo, let's go. Ok. Noi qui in questo momento siamo in Inghilterra, quindi dobbiamo ricordarci di mantenere la sinistra. Bello, vero, questa mod di Ralph Garage. Per chi volesse o è interessato a scaricare la mod in maniera, la mod base, quindi gratuita, nel link, nella descrizione del video troverà il link per scaricare la mod base, quindi il link per andare sul sito internet di Ralph Garage. E poi per chi guarderà questo video su YouTube troverà anche il link per seguire i miei canali social. Oltre troverete anche un link per acquistare Euro Truck Simulator 2 ed altri giochi scontati fino al 70%, multipiattaforma, quindi non solo per PC ma per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, eccetera eccetera. Ah. Allora vediamo un po'. 4 frecce, perfetto. Freccia destra, freccia sinistra. Ok, sembrerebbe essere tutto a posto. Adesso andiamo a fare il rabbocco a mezzo e poi continuiamo il nostro viaggio. I was doing a checklist before leaving the city. I was seeing if all the directional lights are working well. J'étais en train de faire la checklist de les fonctions
J'ai regardé ici les lumières directionnelles et le marché. Tout va bien? Et alors on danse. Pam, 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 pam. Oh, io ho già fatto un piccolo controllino. Eccolo qua. Ho piccato, eh? Dovrebbe stare Rough Garage. Che ore sono nel gioco? Ok, perfetto. Cos'è? Mi sono distratto un attimo. Il differenziale è impossibile. Allora, vediamo un po'. Ok, perfetto. Quindi sono circa 1700 km, di cui una piccola parte poi verrà percorsa imbarcandoci sul treno dell'Eurotunnel e raggiungeremo Calais, dove ci fermeremo e poi martedì prossimo andremo a raggiungere un'altra bella città e quindi cercheremo appunto di disegnare l'Europa. Questa idea mi è venuta ispirandomi alla sfida di Nazario Nesta, uno youtuber che saluto, grande Nazario, e il quale durante la pandemia ha percorso il perimetro dell'Italia a piedi, disegnando appunto l'Europa, e ha fatto veramente un'impresa incredibile. E quindi se non lo seguite, mi raccomando, andate a seguirlo, Nazario Nesta, e sia su YouTube che su Twitch. Quindi nel link in descrizione troverete anche i link per andare a seguire o guardare i video e le live del mitico Nazario Nesta. This challenge running and drawing the border of the Europe. I have been inspired by Nazario Nesta. It's an Italian YouTuber that during the first part of COVID-19 he ran around Italy by foot, and he drew the perimetral of Italy, and I take inspiration by him challenge, and I will try to do this virtually with always on board of our Turbo Starboard Garage. Ce défi de parcourir le périmètre de l'Europe, j'ai été inspiré par un défi d'un youtubeur qui s'appelle Nazario Nesta, Nazario Nesta, et qu'il a parcouru le périmètre de l'Italie pendant la première partie du 2020, pendant la première partie de la pandémie, et j'étais inspiré par lui. Vous allez trouver
Les liens pour suivre ces canaux YouTube, ces canaux qui sont YouTube et Twitch. Et voilà, c'est tout. Alors, voyons. A vita sapi che questa sfida qua ha cambiato spunto e mi sono ispirata. Era una sfida che ha fatto uno youtuber che si chiama Nazario Onesta. E questo youtuber praticamente si è fatto per, si è girato tutto per la parte estrema dell'Italia, si è girato tutto per i metri dell'Italia e ha disegnato l'Italia. E quindi ha cambiato spunto. L'impresa so che è vera, se l'ha fatto vera per Agitmo, visto che ha già collegato tutti i capitali europei, mo prova a far uscire l'Europa con Turbostar. U Turbostar era off garage, ovviamente si volete mi può lasciare la descrizione del video, lascia il link per va a cattare Euro Truck Simulator 2 scontate sparagnate o ad yoke pa computer e ad piattaforma PS4 PS5 Xbox tutto che le cavoli tuoi e sparagnate fino a 70% una cosa rally sorta che con questi chiari luna fa sempre comodo diciamo così no e quindi poi vi lascio pure i link di canale social media si sì, fa piacere ma farebbe enormemente piacere che mi seguissero un po' lasciate un commento ogni tanto insomma onore e piacere è tutto mio e che se vai giù mo ci mettiamo piano piano e mi arriva lì prepararsi a voltare a sinistra. facciamo siamo partiti da Berlin e mo a Maravacali we start our trip from Aberdeen and our destination is Calais City where we will have a stop and we will restart our challenge next Thursday. Nous allons rejoindre la ville de Calais. Nous sommes partis de la ville d'Aberdeen. On va arriver à Calais, puis on va s'arrêter et on partira notre rendez-vous de mardi prochain. Ça va partir de Calais et on va rejoindre Amsterdam. Notre destination sera Amsterdam. Our next destination for next Tuesday will be Amsterdam, Calais, Amsterdam. So we will have a so short trip. However, we will do a second track. Io come sempre vi do il benvenuto alla live o alla replica e vi ringrazio per l'onore che mi date. Facendomi compagnia con questo nuovo format che sto cercando di inventare, di mettere a punto, che si chiama Soft Gaming. E l'intento di questo nuovo format è quello di far sì che chi guarda questi video possa sentirsi rilassato e quindi
Sì, quando guardate queste live, vi sentite molto più rilassati o se guardate le repliche durante la notte, insomma, mi fa piacere, insomma, che io sia, come dire, la vostra melatonina naturale. Ferbus carissimo, buonasera e ben ritrovato. Com'è andata la live? Poi sono arrivato e ma tu avevi finito da poco. Quindi il problema lì era il cassone. Non hai prestato attenzione là. Ah, figurati, devi guardare attentamente quando, perché tu avevi il cassone dietro che era aperto e non avevi le sponde. A me è capitato pure a me all'inizio, quindi figurati, non Tenersi a sinistra e ci sono guardare e problemi. rimanere dritto. I want to say thank you so much if you are watching this live streaming. Thank you for company, and I hope I will be and I am a good company for you. I hope that you are enjoying this new kind of making video, a new format that I am inventing, that it's called soft gaming, and I hope that you will feel relaxed and sometime or so often I hope you will I will let you sleep faster, and I hope I will be your melatonin. Thank you so much. Andare dritto. J'espère que vous agréez ma façon de faire le direct. Vous êtes en train de regarder un format expérimental qui s'appelle Soft Gaming, inventé par moi. J'espère que quand vous regardez mes directs, vous sentez relaxé. Et j'espère aussi que je vous accompagne. Je veux faire relaxer. Au point que vous allez vous coucher tranquillement, vous allez dormire tranquillement. Ah, è fermo, ottimo. 19 spettatori. Ottimo. Considerando pure che è anche durante la settimana, quindi è Andare dritto. un ottimo risultato. Una bella suonata porta fortuna. Farming effettivamente risulta molto interessante come tipo di format. Poi come lo porti tu, insomma, è tutta un'altra cosa, insomma. Sei serio, puoi far ridere, insomma. Ci sai fare. Allora, barbabietole puoi fare anche una sola volta le produci. Quelle, per esempio, le barbabietole, se tu acquisti maialozzi, le barbabietole ti possono servire per fare il pastone per i maialozzi. Però mi pare che c'è una, non so se per Xbox c'è la mod del BGA. Comunque c'era una mod che accettava anche le barbabietole da zucchero e le trasformava in energia. In pratica era una BGA. E l'ho usata quando l'anno scorso l'ho usata sulla mappa della Toscana. E guadagnavo.
Eh sì, hai più di 85.000 litri di patate, ne è un bel po'. Però quelle ci sarebbe, non so se nel Modab per Xbox c'era una volta, non so se c'è ancora, pure per PC, una mod che permetteva di creare le patate premium, ovvero le lavava e quando le vendivi le rivendeva ad un prezzo maggiorato. E da vedere un pochettino, devi dare un'occhiata sul Modab. Basta che scrivi potato washing, una cosa del genere. Se ti esce un macchinario che ti permette di lavare le patate, è buono. Qui ce ne sono due, ce n'è anche un altro che te le pulisce e poi crea anche il cibo per i maialozzi. Questo sempre per PC, però ovviamente devi sempre verificare che siano disponibili anche per console. Dovresti eventualmente valutare anche, magari più in là, di prendere un PC, insomma, anche se effettivamente il PC devi gestire il software, diciamo così, separatamente, credo, poi non so su console come funziona, però diciamo che hai a disposizione molte più mod, però se tu sei un utente diciamo che giochi. Hai tanti giochi su console e per un gioco solo allora non vale la pena acquistare un PC. Oppure magari lo acquisti ma lo prendi non particolarmente performante, insomma, quello che ti permette di poter far girare i giochi in maniera normale. Quello qual era la live di ieri, che cos'è? Perché purtroppo il lunedì sto praticamente in pausa e quindi mi collego giusto giusto col cellulare per mettere la replica. Poi ovviamente amici che state guardando questo video in diretta e coloro voi che state guardando questo video su YouTube e anche voi che state guardando il video in diretta qui su Twitch, mi raccomando, passate nel canale dell'amico Fernbus e lasciate un bel follow, è gratis e sostenete anche un bravissimo streamer che adesso sta diventando un grande streamer. Mi sa che ha quasi raggiunto i 600 follower, quindi mi raccomando, passate da Fernbus, lasciate un bel follow e se passate in chat salutatelo da parte mia. Non dite niente però, mi raccomando, non ditegli che vi ho mandato io. Ah. Ottimo, ottimo. Ottimo ed abbondante. E qua il canale mio anche fortunatamente sta crescendo, è arrivato a 200 follower, insomma. Cresce, va bene, non mi lamento. E quindi anche le visualizzazioni tutto sommato sono buone, considerando pure che è un canale molto giovane e non essendo uno streamer particolarmente bravo e anche, come dire, conosciuto, allora ci sta che le visualizzazioni sono ancora un po' bassine. So please, if you are watching this video live stream or in replay, I want to say thank you so much for the company. And if you want to follow a funny streamer, I will suggest you to follow my friend Fernbus 08 9 Gire 0
La Zappa Storta and the Grand Maestro Jason Farm. But now let leave a follow to my friend Fernbus08 channel. Thank you, thank you, thank you. S'il vous plaît, si vous voulez rigoler, je vous suggérer le canal de mon ami Fermo08. Il est italien, je sais, mais il va faire rire et rigoler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous remercie, vous. Que vous êtes en train de regarder cette direct. Merci pour votre compagnie. Merci à vous que regardez cette vidéo pendant la réplique. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère de vous faire de la bonne compagnie. Alors, enfants de la patrie. Fernbus, ci sei? È sparuto Fernbus. Mi raccomando, passate da Fernbus e anche dagli altri amici streamer. Poi, per chi... a chi piace Ranch Simulator, io oltre a portarlo normalmente in programmazione su questo canale, la domenica sera partecipo nella live dell'amico La Zappa Storta e vado a divertirmi insieme a lui ed altre persone nella sua live. Quindi, se vi va, la domenica sera dalle 21:30 circa passate nel canale della Zappa Storta e salutateci, insomma fateci sapere che ci siete. So if you like Ranch Simulator, I stream over when I stream here on my channel. I go in live stream in my in a friend stream called La Zappa Storta, and on Sunday at 9 p.m. Local time here in Italy. If you want to say hello when I am having some fun. I will appreciate so much. I will appreciate so much. E Fernbus è sparuto. Si vous aimez le jeu Ranch Simulator, je vais en direct, je participe à la direct de mon ami La Zappa Storta le dimanche soir à 22h30. Si vous voulez passer, dire bonjour, salut, ciao, ça me ferait beaucoup de plaisir. Et voilà. Adesso un po' di pausa, poi continuiamo. Questo format si chiama Soft Gaming. Per chi si è collegato in questo momento, vi do il benvenuto. Io sono Fabrizio, alias Dub, o Dablo come mi chiama l'amico Fernbus, e vi do il benvenuto nel canale
nella live, vi do il benvenuto anche nella replica, vi ringrazio esservi fermati a guardare questa live o questa replica. E l'intento di questo canale è creare un nuovo format chiamato Soft Gaming che permetta a chi guarda questi video, questi contenuti, di sentirsi rilassati. Hi, welcome to the stream. Welcome to the replay. My name is Fabrizio, also known as Dab or Dablo, as my friend Fanboos call me. What are you watching in this moment is a new kind of making live stream gameplay called Soft Gaming. The goal of this kind of creation is making you relaxed while you watch my contents. Salut à vous que vous êtes entré depuis pas longtemps. Bienvenue dans le canal, bienvenue dans la vidéo, dans la direct ou dans la réplique. Je m'appelle Fabrizio et connu ici sur Twitch comme Dab ou Dablo, comme m'appelle mon ami Fabus08. Vous êtes en train de regarder un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. Le but de ce genre de direct et de format, c'est de relaxer ceux qui regardent les vidéos ou les directs. J'espère que vous allez agréer ce genre de faire le direct. Et voilà. Merci. Merci. Approfitiamo per un altro elicottero. Deve essere un altro collega. I saw another helicopter, so it should be another colleague. Turbo Star by Ralph Garage. Mi raccomando, seguite anche la pagina di Ralph Garage, la pagina Facebook di Ralph Garage, e anche l'account Instagram Ralph Garage 84 e seguite, fate come ho fatto io, supportate i modder acquistando il tuning pack a pagamento. L'ho pagato circa 6 euro, più o meno 5 euro, 6 euro, e vi daranno un bel motore da 640 cavalli. Poi vi daranno i tubi di scarico in stile americano, il suono delle marmitte aperte ed infine i cerchi in acciaio. Quindi, e poi bisogna dire che la mod è fatta in maniera perfetta, come si dice a Napoli, nubabba. Ralph Garage.
La la la. La la la. La la la. Please leave a follow to Graph Garage social media that are Facebook, a Facebook page, an Instagram account, and you can download this base mod for free. And if you want to support them awesome work, great work, you can buy any paying mod. I spent for the engine of 640 horsepower, exhaust pipe on American style, the sound of the open pipes, and steel wheels, and you will support a great motor that works great in a great way. Dai, non ti fermare, sali, vai. Ottimo. È vero che non ci sono problemi qua, però. Allora, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé en anglais et en italien. Maintenant, je vais essayer de parler en français. Alors, si vous aimez cette mode de Turbo Star, alors je vous conseille de la télécharger directement de la site internet de Ralph Garage 94. Vous allez trouver les liens qui sont la page Facebook de Ralph Garage, le compte Instagram de Ralph Garage. Et si vous voulez donner un soutien au modder, vous pouvez acheter la mod que j'ai acheté pour 5 ou 6 euros. J'ai eu le moteur de 640 HP, puis les tuyaux d'échappement en style américain, le son des tuyaux ouverts, vides, le cercle à roues en acier inox. Et maintenant, en langue napolitaine. Alors, voyons. Primo, vi lascio il link da descrizione, rovide, che sarebbero, che fossero i canali social di Ralph Garage, quindi Facebook, Instagram, ma raccomando, seguitelo perché sono bravo. E poi vi lascio pure un link, come ho già detto prima, per chi invece si è collegato mo, vi lascio un link pure al sito internet, dove potete scaricare la mod base Turbostar, e poi potete fare pure come ho già fatto, che ho speso 5-6 euro. E mi ha già cattato la mod a pagamento, che praticamente è un motore a 640 cavalli a giù. Un motore a guerra. Poi marata. In marmitta stile americano. Che là che sai ne esce. Poi marata. Usano in marmitta svagandata. Cioè in marmitta che senza un silenziatore. E poi mi ha dato pure tenersi a sinistra e poi uscire a sinistra, pure i cerchi in lega, i cerchi in acciaio, vogliono vale la pena uscire a sinistra. Vuoi garantisci Ralph Garage numero 1 goppa Eurotrack qua hai spaccato, voglio voltare a destra.
Cambridge. Ai ai ai, adesso qua ci dobbiamo fare un tratto di strada, mamma mia. Se ho capito quale tratto di strada è qua, ai 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 ai. Stiamo frischi. Te si è mangiato una banana. Benvenuti alla live, grazie per esservi fermati a guardare questa live o questa replica. Io mi chiamo Fabrizio, Prepararsi a voltare a sinistra. meglio conosciuto come Dub o Dablo, come mi chiama A sinistra. l'amico Fernbus. E benvenuti nel canale e mi auguro che il soft gaming, ovvero questo nuovo modo di creare contenuti nei miei video, possa farvi sentire rilassati e vi possa donare un po' di serenità, diciamo così. Vi faccia rilassare. Welcome to the live streaming, welcome to the replay. My name is Fabrizio, also known as Dablo. Prepararsi a voltare a sinistra. As my friend Fernbus08 call me, also known as Dab Delta Alpha Bravo. Prepararsi a voltare a sinistra. I hope you are enjoying my new format called Soft Gaming. The goal of this gameplay is to let you feel relaxed. Bienvenue dans la direct, bienvenue dans la réplique. Je m'appelle Fabrizio, connu ici sur Twitch comme Dab ou DB Dablo, comme m'appelle mon ami Fairbus. Vous êtes en train de regarder Tenersi a destra e poi voltare a destra. un nouveau format que je suis en train d'inventer, qui s'appelle Soft Gaming. Le but de ce genre de format, c'est de vous faire sentir relaxé pendant mes directs et pendant que vous regardez mes répliques. Merci pour être passé. J'espère que je vous faire compagnie. Merci à vous pour me faire compagnie. Et voilà, si vous aimez, vous êtes en train d'aimer ce genre de format, s'il vous plaît, laissez follow au canal. Ici sur Twitch ou sur mes canaux social media, que vous allez trouver dans la description des vidéos. Facebook, ici sur Twitch, Instagram. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Eccole qua, quelle strade che ho visto sulla mappa. Ne vedremo tante di queste strade qua. Di strade un po' meno larghe, ma forse un po' più particolari. Io direi di rabboccare il mezzo, visto che ci troviamo. Perché vedo che c'è un mezzo serbatoio, non so quanta strada mi resta da percorrere. Allora, questo. Forse l'ho presa contromano. No. Ok. Facciamo una foto, la foto di rito. Allora. Anzi, quasi, quasi. Ecco, si vede anche il prezzo del gasolio. Ecco qua. Perfetto. Andiamo avanti. Allora, adesso devo girare. Devo fare inversione, ok. Allora, questi muovono da qua. Non ho capito perché. Ogni tanto mi suona questo. In the live imagination. Pausa. Ragione. Avevo gli abbaglianti accesi. Mamma mia, per un attimo ho creduto che stessi per fare un frontale con quel camion. Cardiff. Un saluto agli amici di Cardiff, che non è Cardito in provincia di Napoli. Cardiff. Ok, a sinistra, anche qua, ok. Oh, l'ho presa un po' troppo sul casual. Cambridge. Quante volte mi sono incastrato lì? Tantissime volte. Ogni tanto pure adesso mi incastro, ma un po' meno di frequente.
po' meno frequentemente, questo è sicuro. Benvenuti nel canale. Io mi chiamo Fabrizio, meglio conosciuto come Dab, e questo è il canale nel quale ho iniziato da qualche tempo a sperimentare un nuovo format che si chiama Soft Gaming. L'intento di questo nuovo format è quello di rilassare lo spettatore. Ancora grazie per esservi soffermati in questo canale e grazie per guardare questo video, questa diretta, questa replica. Hi, welcome to the channel, welcome to this live stream or this replay. My name is Fabrizio, also known here on Twitch as Dab or Dablo. In this moment you are watching a new category of doing a gameplay. I am inventing a new category called soft gaming. The goal of this kind of live stream is let the viewers feeling relaxed. If you are feeling this way, I am very happy to hear and to know this. If you are enjoying this kind of doing live streaming, please give a follow to this small channel. Thank you so much. Salut à tous, bienvenue à cette direct ou cette réplique. Je m'appelle Fabrice, Fabrizio, connu ici sur Twitch avec le nickname de Dab ou Dablo, comme m'appelle mon ami Ferbus08. Vous êtes en train de regarder cette direct expérimentale. Je suis en train de inventer, créer un nouveau format vidéo qui s'appelle Soft Gaming. Le but de ce genre de production de vidéos, de contenu, c'est de relaxer le spectateur. Donc si vous vous sentez relaxé, je suis bien heureux, je suis très content, c'est ça, c'est le but. Merci beaucoup. Et si vous êtes, si vous aimez, et si vous êtes en train d'aimer ce genre de format, alors s'il vous plaît, laissez un follow au canal. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.
Adesso sempre dritto, vero? Credo di sì. È un bel po' lunghetto questo viaggetto. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Tenersi a sinistra. Ah, cioè che significa? Tenersi a sinistra. Ah, devo uscire, ok. Basta dire. Proseguire. Ops, la fatto un leggero drift con il retrotreno del camion. Ammazzo, ammappau. Questo Turbostar dà delle grandissime soddisfazioni. Grande Rough Garage, complimenti. Compliments to Rough Garage for making this great Turbostar a great mod. Meglio così. Ci aspetta. Ci sarà sempre un punto in cui. Z, ah, vedi chi c'è. Troveremo anche delle strade piuttosto strettine. Tra la Corsica e la Sardegna, mi sa che ne vedremo delle belle. Allora qua mai andare a 95, altrimenti ci fanno la multina per 3 km all'ora in più e noi dobbiamo cercare di evitare il più possibile di ricevere sanzioni e multe varie. Questo Turbostar ha un'aderenza qua, una tenuta di strada incredibile. Siamo nei limiti, quindi non stiamo violando il codice della strada, ma lo stiamo rispettando. E mi raccomando, fatelo anche voi nella vita reale come lo faccio anche io nella vita reale. Rispettare il codice della strada vi salva la vita, soprattutto cinturino e casco quando. Cinturino quando state in macchina e casco ben allacciato e non appoggiato in testa quando andate su due ruote. Ma raccomando, facete bravo. Qua mi devo mettere a Tenersi a centro. destra e poi continuare dritto. Perfetto, noi continuiamo dritto. Mettendoci a 105 km orari, da GPS stiamo andando precisamente a 100 km orari. Va bene, fila va dritto, però mi metto ogni tanto da mettere un po' in folle perché effettivamente il gasolio qua è
questo sto camion. È bello e caro, però. Beve. Consumicchia un pochettino, però. Dà delle belle soddisfazioni. Andiamo, dai. Tenersi a destra e poi. Si sta facendo notte. Sinistra. Ah, destra, ok. Si sta facendo notte. Un po' di pace qui. Tenersi a destra. Fermiamoci un istante, voglio stringerti così. Mamma mia, ragazzi. Che tenuta di strada. Ah, ma è lì. È 80, ecco. Sorpassiamo. Aia, lo sapevo. Ma manco quando stai in corsia di sorpasso qua. Vabbè, dai, ho capito. Mettiamoci a testa. È arrivata la prima multina. È arrivata la prima sfugliatella. Dov'è che devo andare? Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Ah, ecco, vedi? Già stavo sbagliando strada. Eh no, quando si va troppo veloci. La vista esterna non va bene. Ok, stiamo scendendo, stiamo rientrando. Tenersi verso a sinistra e poi continuare dritto. Ok, stiamo rientrando verso Londra, quindi siamo nel ventre, nella parte bassa della Londra, quindi stiamo probabilmente qua stiamo venendo. Ok, bene, bene. Siamo a buon punto. Calè. Calè, calè, calè. Tira la bomba. Calè, calè, calè. Le, calè. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam. Pam.
La musica che ascoltate in questo canale è tutta selezionata, non è coperta dai diritti di copyright. Tutte le musiche usate durante le live sono disponibili tutte nella libreria dei suoni di YouTube. Benvenuti ancora a tutti, grazie ancora per la compagnia. Benvenuti a voi che siete in questo momento in live o che state guardando questo video in replica su Twitch o su YouTube. Grazie ancora per essere arrivati fino a questo punto qui. Grazie mille, è un onore sapere che siete arrivati in questo punto. E se siete arrivati in questo punto, ecco, al minuto che dirò in questo momento, inserite nel commento il minuto di questo momento e scrivete "io c'ero" con l'hashtag softgaming. Thank you so much for watching this video in live, or if you are watching this video in replay, thank you so much. Thank you so much as well to you that you are watching this video on YouTube. If you are watching from a lot of time this video, leave a comment with the minute of this moment and write "I was there" with the hashtag softgaming. Thank you so much, thank you so much. Oh yes, yes, qua però dobbiamo rallentare. Davvero, ok. Qua è dove producono il famoso sapone. Qui è 48. Quindi 45. Ah, siamo sulla punta, qui. Dobbiamo fare ancora un altro po' di strada, se non ricordo male. Qui, guys, carissimo, come stai? Ben ritrovato. Questo qui, oltre a qui, bisognerebbe metterlo anche su YouTube, ma apprezzo la tua risposta immediata. Buonasera e ben ritrovato in live. Come stai? Io qua, in questo momento, mi trovo a Dover, direzione Calais. Il viaggetto sta andando abbastanza bene. Ho preso già 3 multe. Ho collezionato 600 euro di verbale qua. Purtroppo basta che sfori di 3 km orari, limite, paf, e subito ti purgano. Però ci stiamo divertendo qua. Seconda uscita. E ho ripreso un'altra volta il Turbo Star. L'ultima volta. Ciao Fede, bentornato, come stai? L'ultima volta con il Turbo Star ho collegato le capitali europee e adesso invece sto facendo la sfida
quella di percorrere il perimetro del continente europeo, ovviamente, mappe DLC permettendo. E ho preso spunto da una sfida che ha fatto uno youtuber che si chiama Nazario Onesta. Lui ha percorso a piedi il perimetro dell'Italia, mentre invece io ho preso spunto da quella sua bellissima iniziativa. Non so se lo conosci, ma ti invito a passare sia nel suo canale Twitch che sul suo canale YouTube, dove lui pubblica diversi video, tra cui insomma troverai anche quello accennato. E quindi e niente, adesso mi sto imbarcando a Dover, direzione Calais, dove farò una sosta e ripartirò martedì prossimo con la quinta parte della sfida del viaggio qua. È una bella sfida qua. Io ho fatto 20.000 km, li ho percorsi collegando le capitali europee. Sono arrivato anche ai russi, diciamo, quindi le capitali della DLC, va? E adesso invece tocca fare un giro un po' più lungo, isole comprese. Eccoci qua. Calais. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Eccoci qua, Fede. Allora, ti piace Eurotrack oppure hai altri gusti? Guys, a te come Fede? Eurotrack di Garba oppure diciamo che non tanto come si dice dalle mie parti, ma qua Sto cercando un nuovo percorso. forse devo mettermi qua, infatti mi sa che beh sì. Sì, no? Sbagliato? Oui. Allora è qua, infatti, sì. Mamma mia, sto porto di Calais è sempre un macello per orientarsi. When I arrive here on the shipyard here in Calais, I always bring the wrong way. I don't know why. Quand j'arrive ici à Calais, je commets toujours la même erreur. C'est que je prends pas la route correcte. Je prends toujours l'autre route. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Non! Wow, Cali. Mamma mia, proprio alla fine. Ai ai ai, quella curva. Le curve. L'1% di danno. Ai ai ai. Proviamo a vedere se riparando il rimorchio Tenersi a destra e poi uscire a destra. mi fa recuperare qualche punto extra, cosa improbabile perché Uscire a destra. il cliente sarà sicuramente un po' contrariato A sinistra. dal vedere i graffi sulla carlinga dell'elicottero. Ai, vediamo un po' se riusciamo a sistemare almeno i rimorchi. Cale, 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 tira la bomba, cale, Arriva cale, lentamente. cale, le, Ritrovarsi cale. a voltare a sinistra.
Ah, e qui quando si arriva al multiplayer non si capisce niente su Trackers Contatto a MP. sinistra. C'è sempre, ma sempre, sempre, sempre un sacco di gente in questo garage. Sto ricalcolando il percorso. Qui a Calais mi pare che c'è Puntare con... dritto e poi voltare a sinistra. Dovrebbe esserci un concessionario Renault, Puntare a penso. sinistra. O Iveco, se non mi ricordo. Ma andiamo a vedere. When I join Speranza here a voltare a sinistra. in multiplayer of Trackers MP, I always Apro la porta. Troverò un nuovo percorso. find a lot of people here in Calais. Allora, visto che mi trovo, quasi quasi faccio pure manutenzione al mezzo. Va bene, non so se la riparate, nel dubbio, vediamo un po'. Vabbè, niente, ho riparato i danni del mezzo, va bene così, dai. Ragazzi, voglio che vi dica fa. Quando arrivo qua Contatto a sinistra. e gioco multiplayer, c'è sempre una macella di gente. Voltare a sinistra. Vat casa, fanno un sacco di incidenti con questa mappa di Calais. Grazie ancora a tutti voi. Ah, in concessionaria a me, ok. Grazie ancora a tutti voi per la compagnia che mi avete tenuto Voltare adesso. in questa live. Per voi che avete guardato Eccoci arrivati, sani e salvi. questo video in replica, mi auguro di avervi fatto compagnia, di avervi tenuto compagnia e di avervi fatto anche rilassare. Vediamo un po'. Direi che ci è andata bene. Allora adesso possiamo anche allungare. Gradualmente stiamo sbloccando un po' tutto. Allora, la live, il nostro appuntamento settimanale del martedì con il Turbo Star, disegniamo il perimetro europeo, termina qui il Turbo Star di Rough Garage, ovviamente. Allora, se siete interessati ad acquistare Eurotrack a prezzo scontato, nella descrizione dei video troverete alcuni link, che sono appunto un link per acquistare Eurotrack Simulator 2 scontato o altri giochi ed altri software scontati fino al 70%. Poi troverete due link, di cui uno è il sito internet di Rough Garage, dove potrete scaricare la mod base del Turbo Star ed eventualmente puoi acquistare anche la mod a pagamento. Poi la pagina Facebook di Rough Garage e infine troverete tre link che sono i link per seguire i miei canali social, che sono appunto Facebook, Instagram, YouTube e vabbè, Twitch per voi che state guardando questo video su Twitch, quindi trovate il link nella prima parte del video. Poi voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto compagnia in questa live e a tutti coloro che ho fatto compagnia durante la replica. Per voi che avete guardato questa replica, mi auguro di avervi fatto compagnia. Vorrei ringraziare ancora coloro che si iscrivono al canale quando
non sono in diretta, ma anche e soprattutto coloro che si iscrivono al canale, anche in diretta ovviamente, a voi che scrivete i messaggi e in particolar modo a voi che sostenete il canale attraverso i bit e attraverso le donazioni, ma soprattutto attraverso la sub, l'abbonamento al canale. E a tal proposito, se siete iscritti ad Amazon e avete Amazon Prime, è possibile collegare Amazon Prime in maniera gratuita ad Amazon Prime Gaming qui su Twitch. E potrete sostenere il canale in maniera gratuita. E adesso passiamo alla parte in lingua anglofona. Ah, ovviamente dimenticavo, per voi che guardate questo video sarà disponibile su YouTube giovedì a mezzogiorno. Perfetto. Adesso passiamo alla lingua inglese. So thank you so much for the company. I hope you will enjoy my live streaming. I hope I felt you in good company and relaxed. So if you are interested to buy Euro Truck Simulator 2, either games or software for multi-platform, you will find in the description of the video, you will find a few links that are the link where you can buy the software and games with the lower price up to less 70%. You will find the link where you over Ralph Garage. One where is the internet site, and the other one is Facebook page. You will find as well my social media channel that are Instagram, Facebook, YouTube, and you will find the link if you are watching this video on YouTube. In the first part of the description, you will find the link to join my Twitch channel. So I want to say thank you so much who is supporting this small channel with the bits, the tips and the sub. And if you want to support this channel for free doing a sub, you can use your Amazon Prime account with Amazon Prime Gaming here on Twitch, and you will support this channel for free, €0. So, and I will try to do my best. Now I will speak, I try to talk with my French friends. Ah, I was forgetting that you will find this video on YouTube at 12 p.m. on Thursday. Merci beaucoup pour votre compagnie. Notre rendez-vous de cette semaine pour avec votre simulateur 2 avec l'Iveco Turbo Star Draft Garage termine pour aujourd'hui. Notre rendez-vous, c'est pour mardi prochain, toujours à la même horaire. Si vous êtes intéressé à acheter Euro Truck Simulator 2, vous allez trouver dans la description du vidéo, vous allez trouver des liens qui sont les liens pour acheter les jeux pour ordinateur ou multiplateforme, PS4, PS5, etc. À prix réduit jusqu'à 70%. Puis vous allez trouver les liens pour télécharger la mot de passe. Donc le lien pour la site internet de Raf Garage. Vous allez trouver aussi un lien pour la page Facebook de Raf Garage. Et puis vous allez trouver enfin
Troisième, que sont les liens pour suivre mes canaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, Twitch. Vous allez trouver le lien si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube. Vous allez trouver le lien dans la première partie de la description et puis Instagram. Voilà. Merci beaucoup à tous. Thank you so much, everyone. Grazie mille a tutti. Now I will say you cheers in a Neapolitan way. Je vais vous saluer dans une façon napolitaine. Io vi saluto. Come sempre vi ringrazio. È stato buono. Ciao a tutti e grazie. Thank you so much. Merci beaucoup. Alla prochaine.